avevo comunicato che prima di esprimere il mio parere avevo bisogno di fare queste indagini, quindi fatte queste indagini e visti i risultati comunicherò se a mio avviso si può riaprire il traffico pesante e riprendere i lavori. Spero di riuscire a farlo in tempi molto brevi, la settimana prossima vediamo. Diventa più concreta la possibilità che la E45, ed in particolar modo il viadotto Puleto, possa riaprire nel mese di luglio al traffico pesante. Sono infatti terminate le due giornate di sopralluogo da parte del perito incaricato dalla Procura di Arezzo, il professor Claudio Modena. Stiamo facendo carotaggi, qualche prelievo, sì, anche prove non distruttive, insomma, per controllare la qualità dei materiali. Verranno fatti su tutti i baggioli o soltanto su alcuni a campione? Li stiamo ispezionando, li facciamo a campione in maniera tale da avere, insomma, l'idea, anche perché questo è un ponte che è stato fatto ovviamente un unico cantiere, non sono mai stati fatti interventi, quindi sappiamo, insomma, che con delle prove non distruttive molto semplici si riesce anche a calibrare, a verificare se ci sono significative differenze. Ecco. Terminiamo sicuramente oggi perché è funzionale a dare risposta al problema della riapertura al traffico pesante e anche a far ripartire i lavori dell'impresa, insomma, che mi sembra ovviamente richieste assolutamente sensate da perseguire. E adesso devo valutare se mi servirà qualcos'altro invece per chiudere completamente la perizia. È possibile anche una proroga? Ma adesso vediamo, il problema è che adesso bisogna vedere il laboratorio quanto tempo ci mette a restituirmi i risultati, perché in effetti siamo molto vicini, perché io dovrei consegnare i primi di luglio, quindi temo, il laboratorio che cosa dovrà verificare? Il deterioramento di questi materiali? Che materiali sono, se ce lo può dire? Beh, calcestruzzo, acciaio, non è che ci sia niente, è una cosa abbastanza standard, insomma, solo che loro hanno prelevato le prove, le carote di calcestruzzo, adesso le devono sottoporre a prova in laboratorio, insomma, quindi. Ma anche ormai siamo a venerdì, sì, avrei praticamente poco più della settimana prossima, non credo che ce la farò a. Mentre spero di risolvere molto rapidamente la questione legata al traffico pesante e alla ripresa dei lavori. Quindi su questo adesso appunto il laboratorio ha acquisito un po' di materiale che dovrà sottoporre a prova, però abbiamo fatto delle prove non distruttive e quindi non credo di essere appunto in condizioni in tempi brevissimi di dare risposta al quesito del GIP in relazione all'incidente probatorio in corso, ma spero in tempi rapidissimi di rispondere invece in merito alla possibilità appunto di riaprire il traffico pesante. Nel senso, secondo lei è un sì o un no, non si può dire. Beh, aspettiamo. Grazie.